ragazze avrà il diritto di pretendere. Sì, no? È sempre una donna, però è dietro le mie spalle, tranne la numero 7. Si aggiudica la fascia di Miss Fotogenia la numero 6, Loredana Fortona. Buonasera, buonasera a tutti voi. Che bel pubblico, visto, bellissimo stare qui. E che bella serata. Io rubo appena 30 secondi per portare il saluto del patron Tonino Galli in qualità appunto di coordinatore nazionale di questa manifestazione, direttore artistico, e fare i miei complimenti alla città di Ostuni per aver ospitato questa manifestazione, ma in prima battuta alla produzione locale, quindi a Madia, che ho visto avere realizzato comunque una bellissima serata di selezione, alto livello degli ospiti, alto livello delle ragazze, questa per me è la serata numero 133 di quest'anno, quindi diciamo che ne abbiamo viste tante ragazze e devo dire che è un ottimo, ottimo livello. Accanto mio vi dico beati voi! E allora, va bene, quindi andiamo con la pagina di questa fascia. Miss Moda, la terza classificata. Vi do qualche indizio. Vi do qualche indizio. La terza classificata è una donna. È vero, è una donna. Ed è la numero 9. Non c'è la fascia di Miss Moda, la numero 7, Linda Savir. Passarla, l'assistente, e il regista Alfonso Stagno. Grazie di nuovo a tutti. No, restate con noi, restate con noi, restate con noi. Ora, per la seconda classificata, chiamiamo qui sul palco la dottoressa donna Francesca Giovanna Premi. Visto che premi, facciamo premiare. La fascia. Ad assegnare la fascia. Attualmente la maestra è Laura Valenziano. Neo, innanzitutto ex allieva del maestro, ma si è anche neo diplomata presso la federazione. E con lei attualmente c'è anche un maestro, che è Piero Rubino. Però io... Signora, lei non entra tanto, si sposti un po' più a sinistra. Classificata.
Chiamerei a premiare il regista Alfonso Stagno con la sua assistente.